Buonasera e ben trovati a questa edizione di Focus TG. È diventata un caso la bandiera con il leone di San Marco che non è stata fatta entrare, proprio la bandiera veneta, allo stadio Euganeo quando il Padova giocava contro il Südtirol. Ebbene, le polemiche sono immediatamente partite, la questura si difende, abbiamo fatto rispettare le regole, ma è intervenuto anche il governatore del Veneto, Luca Zaia. Più che un caso, perché in Veneto la bandiera di San Marco rappresenta una storia gloriosa che ha radice nei secoli e riporta alla Serenissima Repubblica di Venezia. Domenica pomeriggio, stadio Euganeo. Il Padova si prepara alla sfida contro il Sud Tirol, peraltro persa per 1-0. Prima del fischio d'inizio, ai tornelli, uno steward, su indicazione della questura, ferma un ventenne diretto alla tribuna Fattori e gli intima di non portare nello stadio la bandiera di San Marco. La reazione dei tifosi è immediata. Silenzio per 5 minuti con l'esposizione di una bandiera bianco scudata e gonfalone di San Marco sfuggito ai controlli. Repertorio Veneto durante la partita. Un caso che la questura in un comunicato spiega così. Da oltre 12 anni è vigente una determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive che consente di introdurre negli stadi striscioni o quanto ad essi assimilabili solo se preventivamente autorizzati dal GOS, Gruppo Operativo Sicurezza, che si riunisce prima di ogni incontro composto da questore, vigili del fuoco, sanitari e delegati alla sicurezza dell'impianto e della squadra. Nessun sequestro, precisa inoltre la polizia. Insomma, nello stadio ammesse solo le bandiere delle squadre in gara. La reazione calda non si fa attendere e la voce dei veneti la fa sentire il governatore Luca Zaia. Io penso che sia scandaloso, interverremo ufficialmente anche noi e chiedo, anzi, distribuiremo noi le bandiere finché si riempiano lo stadio la prossima volta. Non esiste che si vieta a un ragazzo di entrare con la bandiera della propria regione. Ricordo che c'è stato un presidente della Repubblica, Cossiga, che sopra la sua bara aveva la bandiera con i quattro mori, non la bandiera italiana. Non ci vedo nulla di scandaloso esporre la bandiera del Veneto. La bandiera del Veneto non è una bandiera politica, ma è il simbolo forte dell'identità di una regione, precisa il presidente Luca Zaia. Un vessillo in cui, a prescindere dalle idee di ciascuno, tutti si riconoscono. Proprio l'unico modo per far diventare politica una bandiera che è politica non è, è vietarne l'ingresso allo stadio. Questo è poco, ma sicuro le reazioni si sono moltiplicate. Giusto, poiché la bandiera rappresenta l'identità di un popolo, quindi popolo regionale, provinciale che sia, è sempre una rappresentanza. È una cosa ingiusta. Non penso che sia giusto se è successo. Cioè, quindi è giusto poterla portare eventualmente? Ma io sono dell'opinione che ognuno può fare quello che vuole. Io non la porterei. Bandiera simbolo del Veneto e non di appartenenza politica, un sentimento palpabile tra la gente della regione, un sentimento interpretato dalla politica pronta a far sentire la propria voce dopo l'episodio di domenica. Nel Consiglio regionale Nicola Finco, capogruppo della Lega, chiede le scuse del questore. Non è una bandiera di partito, ma è una bandiera che rappresenta un territorio, un popolo ed un'identità. Questa mattina durante il mio intervento in aula ho chiesto sia al Presidente del Consiglio ma anche al Presidente della Giunta di intervenire per tutelare quelli che sono i simboli della nostra regione. Pretendiamo le scuse ufficiali da parte del Questore e oggi ho già depositato assieme ad altri miei colleghi un progetto di legge che prevede, un progetto di legge statale, che prevede di estendere il reato di vilipendio anche alle bandiere regionali, perché la bandiera nostra ha una storia millenaria e merita il rispetto da parte di tutti, compresi i funzionari statali. Una legge sbagliata e da cambiare, puntualizza l'assessore padovano Roberto Marcato. Ho capito quale sia il problema ad essere venetista, ma vorrei ricordare al questore e a tutti quelli che pensano che sia giusto tutto questo, che la bandiera del Veneto è una bandiera di pace, è una bandiera di valori, è una bandiera di storia, non ha nulla a che fare con la violenza che si perpetua ogni giorno negli stadi. Il questore dice che lui fa rispettare una legge, bene, la legge è sbagliata e noi abbiamo il dovere di cambiarla, ne abbiamo parlato anche questa mattina in Consiglio regionale, quella legge va cambiata, perché se c'è una legge che impedisce di far entrare una bandiera simbolo di pace in uno stadio è del tutto evidente che è una legge sbagliata, profondamente sbagliata.
E tra l'altro c'è da dire che il governatore Luca Zaia pensa che a livello di autonomia sarà venerdì il D-Day per quanto riguarda appunto le leggi quadro dell'autonomia e così via. Vediamo se questo ennesimo D-Day avrà una certa risultanza. Invece passiamo all'acqua alta, che indica, secondo il centro Marea, la possibilità di essere eccezionale nei prossimi giorni e che tanti problemi continua a causare alla Basilica di San Marco anche. I dati diffusi dal centro maree del comune indicano la possibilità di maree eccezionali per martedì 12 e mercoledì 13 novembre, con livelli che riportano con la mente a quanto accaduto poco più di un anno fa, quando si è toccato il picco massimo di 156 centimetri. Martedì mattina è previsto un picco di marea di 140 alle 10 di mattina e domani sera alle 11 di sera un picco di marea di 145. Un ulteriore terzo picco è previsto per mercoledì mattina alle 10:30, mercoledì mattina alle 10:30 di 145. Vista la situazione meteorologica altamente dinamica, questi due ultimi valori, fa sapere il centro maree, potrebbero essere rivisti in aumento, anche con il superamento della soglia di 155 centimetri. Si prevedono anche precipitazioni diffuse con quantitativi abbondanti di pioggia. A fronte di queste previsioni, dunque, sentita la prefettura, verrà attivato il centro di comando previsto per il piano acqua alta. Stiamo facendo una cabina di regia, ovviamente, che metteremo nel comando dei vigili urbani e seguiremo passo passo e terremo aggiornata tutta la popolazione di quello che dell'evoluzione di questi picchi. Torniamo volentieri a parlare del documentario Veneto in ginocchio che molti telespettatori hanno visto su questa rete sabato scorso, documentario che infatti ha avuto grandissimi ascolti per quanto riguarda i dati Auditel, un grazie quindi a voi telespettatori perché avete seguito in molti il racconto fatto a più voci, sia quelle delle radiazioni, sia quelle dei soccorritori, sia quello di voi telespettatori che ci avete contattato in ogni modo sia durante l'emergenza, sia durante i 12 mesi che sono passati diciamo indirizzati alla ricostruzione. Un racconto che ci ha unito ancora una volta, come in quei drammatici momenti nei quali Rete Veneto è stato uno strumento cruciale per fornire informazioni, uno strumento di servizio. Ci fermiamo per una breve pausa. Una famiglia distrutta 10 giorni fa nell'incidente sulla 13 Bologna-Padova, oggi al Palazzetto dello Sport di Schio un momento di grande partecipazione, non solo a livello numerico, vedrete che è così, ma anche a livello emotivo. Cari Anna, Daniele e Diletta, quanta fragilità sta nel confine tra voi e noi, in quell'orizzonte tra cielo e terra, dove non vediamo l'ora di rincontrarvi. In questa nostra fragilità, voi restateci accanto, sempre. Don Cristian Corradin li ha chiamati per nome più volte nel corso dell'intera omelia, da amico fraterno e testimone del loro grande amore. Solo 2 anni fa ne aveva celebrato il matrimonio. Davanti ai suoi occhi le 2 bare di legno chiaro di Anna e Daniele, disposte come ad abbracciare la piccola bara bianca di Diletta, 5 mesi appena. Con loro gli oggetti di una vita, la chitarra elettrica per Daniele, la Tour Eiffel per Anna, tanti peluche per Diletta. Attorno l'abbraccio ancora più grande del Palazzetto dello Sport Palaromare, che a fatica ha contenuto il dolore di 3 intere comunità, Schio, Isola Vicentina e Sovizzo. Una funzione fatta di ricordi, canti e tanta solidarietà con i proventi destinati all'Associazione contro la sclerosi multipla. Un gesto estremo di generosità, di 3 vite brevi ma segnate da una fede profonda, la stessa che serve in un momento in cui è difficile, forse impossibile, darsi delle risposte. Perché Dio? Perché hai permesso questo? Perché non salvarli? Dov'eri quella notte?
E il palazzetto è sembrato un'unica grande famiglia, anche quando al momento della preghiera dei fedeli Don Cristian ha chiesto di scrivere e inviare dei messaggi a un numero di telefono in evidenza sopra l'altare. Centinaia le persone che hanno preso il cellulare in mano e digitato il loro ricordo e trasmesso la loro forza e il loro cordoglio. Anna, Daniele e Diletta si trovano ora al cimitero di Torreselle a Isola in un abbraccio che adesso durerà per sempre. Gli ultimi giorni sono stati un intrecciarsi di tragedie sulla strada per i motivi più diversi. Abbiamo visto il pirata della strada, abbiamo visto l'incidente che ha fatto strage. In questo caso l'incidente è avvenuto mentre una persona correva a salvare un amico che minacciava il suicidio. È accaduto a Cinto Camaggiore. Generoso fino alla fine, ma tragicamente sfortunato, Davide Zavattin, 38 anni, di Cinto Caomaggiore, artigiano e vigile del fuoco ausiliario, è morto ieri pomeriggio mentre con un'altra volontaria stava cercando di raggiungere in auto, in tutta fretta, un amico in preda a una profonda depressione, tanto da aver annunciato di volersi togliere la vita. In via Venezia, Cinto, il dramma. Alla guida della macchina, una Volkswagen Passat, c'era la ragazza, 25 anni, di Summaga di Porto Gruaro, che ha improvvisamente perso il controllo della vettura. L'auto è uscita di strada. Nella carambola la Passat è finita prima nel fossato destro, poi sbattendo contro un terrapieno è tornata in strada e si è infine ribaltata nel fossato sinistro. Il 38enne è morto sul posto, schiacciato nel violento impatto. La ragazza, attiva nella Croce Rossa, è stata trasportata in ospedale in serie condizioni. Nell'intento di soccorrere l'amico che voleva suicidarsi, quindi, è stato lui, Davide, a perdere la vita e il destino ha voluto che fossero i colleghi vigili del fuoco con cui aveva lavorato tra Porto Gruaro e Bibione a intervenire sul luogo dell'incidente, dove sono arrivati poi i fratelli e la mamma della vittima colta da malore. Sulla morte di Zavattin la procura veneziana aprirà un'inchiesta a fornire alla magistratura le informazioni necessarie a stabilire l'eventuale responsabilità della guidatrice sarà la polizia locale. L'alta velocità, senza dubbio legata all'emergenza in corso e alla fretta, sarebbe la causa del sinistro. Dalle prime informazioni risulterebbe che l'auto procedesse a oltre 140 km orari. In caso di separazione tra Venezia e Mestre è stato detto proprio dall'azienda dei trasporti che si aumenteranno i biglietti del trasporto urbano. Il comitato per il sì reagisce con molta decisione e dice che non è assolutamente vero. Che con la formazione dei comuni di Venezia e Mestre aumenterebbero i biglietti a CTV e per il fronte del sì al referendum del 1° dicembre un'affermazione falsa. Il cambio di tariffazione, già paventato in campagna elettorale dagli assessori comunali Zuine e Boraso, è diventato uno dei fronti di battaglia più accesi dall'uscita di una comunicazione ufficiale in tal senso della VM, la partecipata del comune che comprende anche ACTV, di cui ora gli autonomisti chiedono conto. ACTV fa questa previsione, secondo noi è una previsione anche che va fuori, diciamo, le proprie responsabilità, perché è un'azienda che deve fare trasporto pubblico, non certo le previsioni di un referendum. Secondo noi è un'azione fatta per far sì che ci spaventi il cittadino su una questione molto delicata che è quella del costo del biglietto. È una cosa falsa a nostro avviso, perché le decisioni avverranno una volta che gli amministratori saranno del Comune di Venezia e quello di Mestre e decideranno quali sono le proprie tariffe. Sebastiano Costalonga, sindacalista esperto del trasporto pubblico, ricorda poi il caso di Cavallino Treporti. Si è staccato dal comune di Venezia nel 1999, ma il biglietto costa ancora 1,50 euro. Per trovare accordi tra enti e società diverse nel ramo trasporti pubblici, poi, conclude, non occorre andare lontano. La MOM, la MOM di Treviso, che è appunto l'azienda che fa bus trasporto locale, ha fatto un accordo con Trenitalia, dove con lo stesso biglietto una persona sale nel treno, scende e prende il bus, sempre con lo stesso biglietto, quindi sono accordi che vengono fatti tra le parti. Tra l'altro la Regione Veneto spinge tutti i comuni, tutte le aziende a fare il biglietto famoso unico. E il biglietto unico è perché appunto una persona si può muovere all'interno della regione con lo stesso biglietto dove vuole.
Quindi cioè, è veramente un falso problema quello che sta nascendo con il discorso del referendum, della separazione, che viene cavalcato dai vari, dalle vari personaggi che sono per il no. Insomma, come avete sentito, opinioni radicalmente opposte. Ci fermiamo per una pausa, poi parliamo di Vigili del Fuoco. La situazione dei Vigili del Fuoco non è mai stata semplice, ma adesso sembra ancora più complicata. Questo lo denunciano appunto i Vigili del Fuoco che hanno manifestato oggi a Venezia. Amati dai cittadini ma umiliati dallo Stato, la frase che si legge in uno degli striscioni usati durante la manifestazione regionale di protesta dei Vigili del Fuoco a Venezia suona ancora più amara pochi giorni dalla tragedia di Alessandria in cui hanno perso la vita tre loro colleghi. Ma è da tempo che dal Veneto si leva la denuncia di un corpo sotto organico, anche pesantemente, e con mezzi obsoleti in dotazione. Diciamo che la carenza in percentuale si attesta sul 14% per quel che riguarda il Veneto. Ed è una delle più elevate per l'Italia del Nord. Per farne un esempio, quotidianamente noi dobbiamo garantire il soccorso pubblico alla popolazione di capoluoghi importanti come Vicenza, Padova. A Vicenza con 9-10 persone sui camion, a Padova siamo sui 13. Una carenza di organico, sostengono i manifestanti, che unita ad automezzi vecchi di 20 o 30 anni mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini e degli stessi Vigili del Fuoco. La situazione è difficile anche a Venezia, dove anche per un principio d'incendio intervengono entrambe le squadre in servizio. Nel momento in cui intervengono due squadre, noi abbiamo la necessità che da Mestre, la seconda partenza, presidi Piazzale Roma con il mezzo terrestre, che nell'eventualità di un altro intervento, come è già successo, intervengono, andiamo a prendere con un'altra imbarcazione appena disponibile, preleva la squadra di Mestre e andiamo a fare l'ennesimo intervento. Mai capitato che ci si trovasse nella situazione estrema in cui effettivamente non ci sono più uomini per intervenire? È successo tre incendi e fortunatamente siamo riusciti a coprirli tutti. Una delegazione del sindacato autonomo Vigili del Fuoco con APO è stata ricevuta sia in prefettura che in regione. L'anno scorso è stata stipulata una convenzione tra regione e Vigili del Fuoco e anche nel 2020 saranno stanziati 540.000 euro. Ma la manifestazione si rivolge anche alla politica nazionale, come per la questione dell'equiparazione economica con le altre forze di polizia. Le speranze di ritrovare vivo Manuel Bratti, il 28enne di Longarone, che da sabato non aveva più dato notizie di sé, si sono spente ieri mattina quando un drone del soccorso alpino ha avvistato il suo corpo sul fiume Piave a Mura Pagani. La notizia della sua tragica scomparsa ha lasciato nello sconforto l'intera comunità longaronese. I funerali del giovane saranno celebrati mercoledì alle 15.30. Migliaia di studenti hanno ascoltato, hanno interagito con Anex Zanardi a Bassano e sono rimasti rapiti dalla sua forza e dalle sue parole. Quando tutto sembra perduto e l'obiettivo si allontana, è necessario trovare fra le proprie energie quei 5 secondi di forza extra che possono fare la differenza. È questa in soldoni la regola dei 5 secondi che Alex Zanardi ha donato agli studenti delle superiori di Bassano nel corso di un incontro al Paladue. In ballo il tema della forza, della tenacia, che l'atleta ha saputo sviscerare con la carica che lo contraddistingue. Dopodiché arrivano le difficoltà, arrivano dei momenti in cui le difficoltà sono ancora più grandi e sembra impossibile poter andare oltre, e la metafora dei 5 secondi significa questo: chiudi gli occhi se serve, ma tieni duro. Prova a tenere dura altri 5 secondi, è chiaramente una metafora, ma alle volte accade di riaprire gli occhi e scoprire che chi ti stava di fianco, l'avversario ideale che tentavi di battere, è effettivamente rimasto indietro, che quindi valeva davvero la pena farlo quel tentativo. Attenzione però, provarci non vuol dire buttarsi a occhi chiusi senza pensare alle conseguenze. Provarci non significa tapparsi gli occhi e buttarsi comunque, perché poi quando va bene prendi anche una sonora capocciata, se va bene, perché potresti andare incontro anche a conseguenze peggiori. Però laddove esiste il rischio di sbagliare, attenzione, di commettere un errore che ti riporta un po' indietro, ma le possibilità sono in misura superiore, allora è lì che devi attingere all'esperienza che hai già fatto, al tuo talento, a ciò che hai già costruito, per dire: i rischi posso controllarli, però se le possibilità effettivamente ci sono, tanto vale tentare.
Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata.